Buongiorno, rieccoci. Oggi la luna è ancora in cancro. Non abbiamo parlato della luna in cancro, in verità. Però oggi è sabato 7 maggio, premettiamo. Adesso mano a mano andiamo a spiegare una serie di cose. Non so se avete avvertito, quanti di voi hanno avvertito questa pesantezza terribile avuta dopo l'eclissi. Dopo l'eclissi di sole c'è stata una pesantezza nell'aria abbastanza forte. Alcuni hanno avuto le palpitazioni, alcuni hanno avuto notti insonni. Cos'è? È troppa energia che c'è nell'aria. E non tutti la gestiamo in maniera ottimale, riusciamo a gestirla in maniera ottimale. Questa energia fortunatamente ritroverà un equilibrio dal 16 in poi, quando già si sta preparando per l'eclissi lunare. Eclissi lunare che avverrà il giorno giustamente della luna piena, il giorno 16, di cui parleremo chiaramente quel giorno. Voi sapete che i giorni in cui ci sono i passaggi fondamentali, in ogni caso il video lo faccio, ma ci sono delle giornate in cui l'energia è così pesante che, essendo umana anch'io, insomma, non sempre mi viene da prendere questo telefonino e fare il video, perché riuscire a trasmettere anch'io questa pesantezza. Ma a parte gli scherzi e la pesantezza, è vero così. Abbiamo avuto comunque una luna in cancro, che oggi termina di essere passa in leone. La luna in cancro era una luna, diciamo tra virgolette, gentile, ok? È una luna che ci parla di amore per la famiglia, una luna che ci parla di prendersi cura dei suoi cari, eccetera. Oggi invece passiamo ad una luna in leone. La luna in leone, il leone lo sappiamo, è il segno dell'io per assoluto dello zodiaco. Non per nulla. Gli organi sensibili quando c'è la luna in leone o che sono dominati dal leone sono il cuore, l'aorta, la circolazione sanguigna, la pressione e la frequenza cardiaca. Cosa significa? Significa che in questi 3 giorni potreste avere una frequenza a volte un po' accelerata, una pressione un po' ballerina, ok? Ma non è che significa che dovete averli per forza, potrebbe essere un po' più sensibile, sono più sensibili queste parti. Quindi non vi preoccupate, è semplicemente la luna in leone che dà questi fastidi. Luna in leone che chiaramente infastidirà parecchio anche l'acquario che è al suo opposto e quelli che sono in quadratura. Vi raccomando, è una luna crescente, siamo già in crescente abbondante, quindi interventi chirurgici, niente in luna crescente, ok? Questa è una cosa fondamentale. Oggi proprio è di passaggio tra la luna in cancro e la luna in leone, quest'oggi questa luna crescente. Oggi è sabato. Io lo dico sempre quando faccio il sabato. Il sabato è il giorno di Saturno, Saturday. È il giorno di Saturno. Saturno è questo pianeta dell'ordine, un pianeta molto, molto, molto austero. Per cui il sabato dovrebbe essere un giorno più rigoroso. Noi invece facciamo i bagordi la sera perché giustamente l'indomani non si lavora. O almeno per chi una volta aveva contratti che non si lavorava il sabato e domenica, ormai questi contratti stanno quasi finendo. Quindi tantissimi lavoriamo anche sabato e domenica, però siccome è il giorno dedicato al Saturno, è anche un giorno dedicato alla crescita spirituale, per cui non si dovrebbe lavorare in questo senso, nel senso per dedicarsi a se stessi. Saturno mette ordine prima di tutto dentro di noi e poi intorno a noi, ricordiamocelo, quindi questo è particolarmente importante. Il colore è il nero, lo sappiamo, quindi se volete usate tovaglia nera oppure, guardate, questo anello è come di recente, è bellissimo, oppure usate colori del nero o del grigio, ok? Oggi mi sa sia di grigio, infatti non per nulla, vabbè, veramente che mi è capitato. Andiamo a vedere adesso qual è l'affermazione del giorno. Vengo dallo spazio amorevole del mio cuore. E l'amore apre tutte le porte. Perché usiamo l'amore
oggi, soprattutto come affermazione, perché abbiamo bisogno, giusto per equilibrare tutta questa energia che c'è intorno a noi, scatenata da queste eclissi, di centrarci. Il punto centrale, focale del nostro corpo è il cuore, anche della nostra essenza è il cuore. E il cuore praticamente è il predominio dell'amore. Inoltre abbiamo parlato di una luna in leone che in qualche modo influisce proprio sul cuore. Quindi l'amore in questi 3 giorni è quello che dovremmo soprattutto tenere presente. L'amore per noi stessi, l'amore per gli altri. Apriamoci a nuove esperienze. Ci sono persone che in questo momento si sentono particolarmente chiuse, stanche. Ecco, quello che percepisco è una grande, grande, grandissima stanchezza. Stanchezza di rapporti che non si sviluppano, stanchezza di rapporti che sono ciclici, quindi si aprono e si chiudono ciclicamente, stanchezza di errori nello gestire i rapporti alle persone. Questa è una stanchezza che percepisco proprio a livello energetico, soprattutto, sapete, parlo con tantissimi ogni giorno, però questa proprio si sente. Invece io vi dico, sfidiamo questa stanchezza e apriamoci a nuove opportunità. Quindi l'affermazione del giorno è: vengo dallo spazio amorevole del mio cuore e l'amore apre tutte le porte. Mi raccomando, l'amore apre tutte le porte. Cerchiamo di entrare in contatto con le nostre emozioni, cerchiamo di entrare in contatto con quello che è il nostro vero io, la nostra voglia di amare, la nostra voglia di dare, oltre che di ricevere. Ok? Io penso che sia importantissimo per noi una cosa del genere. Ricordatevi che oggi, essendo il giorno di Saturno, è anche il giorno del karma, eh? Quindi per chi facesse meditazioni, oggi è un buon giorno per fare tutte quelle meditazioni che hanno a che fare col karma, che hanno a che fare con la pulizia interiore, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere qual è la carta. Vi ricordo che questa settimana abbiamo, allora, il 16 l'abbiamo detto, luna piena. Abbiamo un passaggio importante questa settimana, il 10. Il 10 c'è il passaggio di Giove. Che dai pesci passa in ariete. Quindi ci sono tutta una serie di trasformazioni, di influssi più che di trasformazioni, di cui dovremmo tenere presente per alcuni tipi di segni, eccetera. Quindi ne parleremo nel momento del passaggio di Giove, ne parleremo. Allora, vediamo qual è l'energia di oggi. Procrastinare. Scelgo azioni che mi fanno bene e onorano la mia anima. Molti di voi hanno l'abitudine, non dico il vizio perché vizio già, insomma, ha già la connotazione negativa in sé nella parola, ma hanno l'abitudine di rimandare. Anch'io a volte dico: no, il video non me lo sento, lo faccio un altro giorno, però poi mi rendo conto che ci sono persone che aspettano. Mi dispiace anche. Però io qui proprio ho un problema di equilibrio tra le azioni che mi fanno bene e onorano la mia anima e le azioni che devo fare. Quindi a volte io, proprio in questo caso, ho scelto un esempio infelice, io procrastino perché mi piace dare al massimo, piuttosto che dare perché devo farlo, anche se mi rendo conto che nel momento in cui do perché gli altri aspettano, anche lì c'è un grandissimo ritorno di energia positiva. Quindi, insomma, questo è un cane veramente che si morde la coda. In questo caso è una procrastina, una procrastinazione che non dovrei. Cosa significa procrastinare? Significa rimandare. Spesso rimandiamo di fare le cose.
Rimandiamo di aggiustare i rapporti, rimandiamo di lasciare le persone che ci fanno male, rimandiamo di fare una telefonata che invece farebbe felice noi un amico, rimandiamo di chiedere scusa, rimandiamo di prenderci cura di noi. Questa è la cosa fondamentale. Spesso ri noi rimandiamo di prenderci cura di noi. Devo fare questo per il mio bene, vabbè, non fa niente, intanto penso agli altri. No, no, prima onoriamo noi stessi, poi onoriamo attraverso l'onorare gli altri, onoriamo anche la nostra anima, ma prima c'è l'onore per noi stessi. Ok? Allora, scelgo azioni che mi fanno bene e onorano la mia anima. Prendere il telefono per chiamare un amico che non sento da tempo, prendere il telefono o andare da qualcuno a chiedere scusa, a chiedere, anche se non è scusa, un confronto perché c'è stata un'incomprensione. Queste sono tutte azioni che ci fanno bene. Ma dire anche ti voglio bene a un genitore, a un figlio, anche quello è un'azione che ci fa bene, che onora la nostra anima. Quindi ognuno di noi ha miriadi di possibilità e di azioni da fare. Quindi ognuno di noi sa, tra l'altro, cosa fa bene alla propria anima. Ok, io vi lascio oggi con questa luna in leone, che questa luna che oggi, luna crescente che oggi abbandona il segno del cancro, in cui ci eravamo intimamente legati alla famiglia, ai nostri cari, avevamo un po' più di pensiero, e ci riporta alla nostra essenza, alla nostra centralità. Quindi oggi benvenuta luna in leone per i prossimi 3 giorni. Noi ci sentiamo fra 2 o 3 giorni, oppure domani, non lo so, tutto a sorpresa, voi sapete. In ogni caso, per adesso vi auguro una bellissima, buonissima giornata. Bye bye.